Oggi entriamo in cucina e parliamo di piano cottura a induzione. Stai realizzando la tua nuova cucina e sei indeciso se utilizzare un piano cottura tradizionale a gas oppure un piano cottura a induzione? Quando mi sono trovato a costruire la mia cucina, mi sono posto le tue stesse domande. Il piano cottura a induzione conviene? È sicuro? L'utilizzo è semplice oppure difficile? Perché non ho voglia di complicarmi la vita. Potrò cucinare ancora come ero abituato con la cottura a gas? Dovrò buttare le mie vecchie padelle oppure le posso recuperare? Consuma molto, ma soprattutto la cottura a induzione porterà qualche vantaggio rispetto alla cottura tradizionale a gas oppure mi creerà soltanto problemi? Allora, ti posso dire che come falegname artigiano è già dal 2007 che inserisco i piani cottura a induzione nelle cucine che realizzo su misura. Personalmente ho adottato anche nella mia cucina un piano cottura a induzione e usandolo tutti i giorni mi sono trovato necessariamente a dover dare una risposta a tutte queste domande. Pertanto so esattamente di cosa ti sto parlando. Quali sono le differenze tra piano cottura a gas e piano induzione? Tutti sappiamo che il piano cottura a gas genera una fiamma che trasmette calore al fondo della pentola che di conseguenza si scalda. Questo calore viene generato nella fiamma, trasmesso al fondo del contenitore, concentrandosi principalmente nei punti di contatto con la fiamma. Sarà poi il contenitore, cioè la pentola, ad occuparsi di diffondere il calore ricevuto. Il piano induzione invece genera un campo elettromagnetico che viene ricevuto dalla base della pentola scaldandosi. Quindi, col sistema di cottura tradizionale, il gas arriva al fornello attraverso un tubo, si accende, la fiamma genera calore, il calore si disperde sopra e tutto attorno, quindi si trasmette anche alla padella che progressivamente si scalda e cuoce il cibo che c'è al suo interno. Durante tutto questo tragitto se ne va dal 40 al 60% dell'energia, per cui solo circa la metà del calore si concentrerà nella padella, il resto si disperde tutto nell'ambiente circostante. Il sistema induzione invece utilizza la corrente, che arrivando ad un particolare generatore di campi magnetici produce un'energia che è in grado di far riscaldare il metallo della pentola. Nota che tra il generatore di energia, che equivale al fornello del piano cottura a gas, e la pentola non avviene uno scambio termico, è tutto freddo. Il calore si genera esattamente all'interno del metallo della pentola, un po' come avviene nei forni a microonde, dove non è il forno che si scalda, ma il calore viene generato direttamente nel cibo. In questo modo il piano cottura a induzione riesce a sfruttare al massimo l'energia che assorbe e il poco calore che si disperde se ne va dalla base della pentola che riscaldandosi rilascia un po' del calore anche al suo esterno. Per questo motivo, non essendoci trasferimento di calore e grosse dispersioni termiche, il rendimento del piano cottura a induzione è del 90%. Ma il piano cottura a induzione è il sistema più performante oppure esistono altri piani cottura con performance migliori? Per rispondere a questa domanda vediamo brevemente quali sono i rendimenti approssimativi dei piani cottura più diffusi. Abbiamo detto che il piano cottura a induzione ha una resa del 90%. Quello con sistema di riscaldamento alogeno ha una resa del 58% circa. Quello con resistenze elettriche rende circa il 47%, mentre il piano cottura a gas ha una resa di circa il 40-50%. Da queste percentuali possiamo facilmente intuire come i piani cottura a induzione siano gli unici in grado a trasformare in calore utile al riscaldamento dei cibi una percentuale altissima di energia utilizzata, mentre tutti gli altri piani cottura abbiano invece una grossa dispersione di energia nell'ambiente circostante. Per cui è chiaro che per scaldare lo stesso contenuto tramite l'utilizzo di un fornello a gas ci vorrà più tempo ed il calore non verrà irradiato in maniera uniforme su tutta la pentola, perché mentre un fornello a gas trasferisce il calore dal fuoco alla pentola, il piano a induzione trasferisce un campo elettromagnetico che genera calore direttamente nella pentola. Questo si traduce in un miglioramento delle prestazioni, una quasi assenza di dispersione di calore e un conseguente aumento della sicurezza in cucina. E qui parliamo di consumi, perché il piano a induzione non brucia gas ma consuma energia elettrica, per cui se hai intenzione di acquistare un piano a induzione solo per risparmiare in bolletta dovrai necessariamente fare due conti. Innanzitutto valuta quanto ti costa il gas rispetto alla corrente. Con le oscillazioni e i continui rincari del prezzo del gas e dell'energia elettrica nel mercato libero che abbiamo visto a cavallo del 2022, non possiamo mai essere certi che convenga maggiormente scaldare con un metodo rispetto all'altro. Inoltre devi anche considerare una media di quando utilizzi il piano cottura, perché ci possono essere momenti in cui utilizzare la corrente può essere più vantaggioso rispetto al gas e viceversa. Ti faccio un esempio semplice. A casa mia c'è installato un impianto fotovoltaico. Normalmente nelle
nelle giornate di sole, a cavallo tra le 11 e le 14, non ho grossi consumi elettrici perché la maggior parte della corrente che utilizzo viene generata dai pannelli solari, anzi, molte volte ne produco in eccesso. Quindi, mentre il gas lo possiamo solo risparmiare, la corrente oggi la possiamo anche produrre e per gran parte dell'anno, in base alla potenza che abbiamo installato, potremo pranzare cucinando, sfruttando l'energia elettrica con spese nettamente inferiori, se non addirittura nulle. Allora tu mi dirai, ok, ma quando non c'è il sole oppure la sera, a meno che non è un sistema d'accumulo, la corrente si paga. Certo, ma ci sono momenti in cui potrei arrivare addirittura a non pagarla. Se devo fare cotture lunghe oppure utilizzare la lavastoviglie, lo farò chiaramente in tarda mattinata o nel primissimo pomeriggio, dove consumo ciò che produco senza spese di energia e soprattutto senza spese di trasporto. Se prima accendevo la lavatrice la sera per sfruttare un piccolo sconto sulla componente energia, oggi cerco di programmare l'accensione a mezzogiorno di un giorno di sole, così non pago proprio nulla. Ora torniamo al nostro piano induzione e vediamo di capire esattamente come funziona. Il principio è veramente semplice. Quello che vedi del piano cottura induzione è un piano in vetroceramica, normalmente diviso in zone. Ad ogni zona corrispondono uno o più induttori elettrici che, quando vengono accesi con appoggiato un recipiente metallico ferroso, generano un campo magnetico. Il campo magnetico creato dall'induttore genera nel recipiente delle correnti chiamate dal nome dell'inventore di Foucault, che convertono all'interno della pentola l'energia magnetica indotta in energia calorica, provocandone di conseguenza il riscaldamento. Il campo elettromagnetico che provoca il riscaldamento della zona di cottura si origina solo a contatto con il recipiente e rimane circoscritto alla sua superficie. Questo permette al piano cottura induzione di mantenere fredda la superficie tutta attorno alla pentola. In questo modo si ha una grande facilità di pulizia in caso di fuoriuscita di liquidi, anche perché non si formano incrostazioni, e una migliore sicurezza contro le scottature accidentali. E qui veniamo ai vantaggi che questo sistema di cottura offre rispetto a quello tradizionale. Quali sono i vantaggi dei piani cottura induzione? Utilizzando il sistema a induzione, le pentole si scaldano molto rapidamente. I tempi di cottura di alcuni cibi come pasta, sughi, vengono ridotti sensibilmente. Basti pensare per esempio che i tempi di ebollizione dell'acqua sono quasi dimezzati rispetto al piano cottura a gas. La dispersione di calore è veramente minima, quindi su un piano induzione è anche più difficile scottarsi rispetto al piano cottura tradizionale, proprio perché non ci sono fiamme libere e il calore rimane limitato a quello che viene trasmesso dalla pentola. Il costo di esercizio può venire ridotto rispetto ai tradizionali fornelli a gas, soprattutto quando è presente un impianto fotovoltaico. Inoltre, il grosso dell'energia lo consuma solo quando il contenitore è appoggiato alla piastra. Se lo lasci acceso senza pentola, il piano cottura ad un certo punto si spegne. Non è possibile dimenticarselo acceso. Allo stesso modo, il piano cottura non si attiva accidentalmente a contatto di piccoli oggetti metallici come per esempio posate, anelli, bracciali, eccetera. Il controllo della variazione di temperatura della pentola è rapido e preciso. Così si possono ottenere cotture molto vivaci oppure assolutamente dolci. Considera anche che i piani cottura a gas concentrano un calore altissimo dove si appoggia la fiamma, mentre il piano induzione distribuisce più omogeneamente un calore costante e controllato sul fondo della pentola. Per cui è veramente più difficile che i cibi si attacchino o brucino sul fondo. In questo modo è possibile anche ridurre i condimenti e i grassi. I cibi cuociono meglio e assumono un aspetto migliore. In base ai modelli puoi fare in modo che il piano cucini regolando automaticamente la temperatura, oppure mantenendola costante. Puoi impostare diversi timer per ogni zona di cottura, oppure puoi attivare un programma per mantenere caldi i cibi, attivare la sicurezza per i bambini e tantissime altre cose. Insomma, puoi cucinare semplificandoti la vita. Il piano induzione si pulisce con una rapidità e una facilità estremi, perché il piano è totalmente liscio ed ermetico. Basta un colpo di straccio umido, al massimo una goccia di detersivo per piatti, e torna tutto pulito e non si attacca nulla. Il piano cottura induzione, essendo completamente liscio, viene spesso utilizzato come piano d'appoggio per piccoli lavoretti. Attenzione però a non sopravvalutare la robustezza della vetroceramica. Non puoi certo usarlo per pestarci le bistecche. E poi bisogna considerare che scegliere un piano cottura induzione significa anche evitare il rischio di fughe di gas e tutti quei pericoli connessi alla fiamma libera. In alcuni centri storici dove è vietato portare il gas in casa, il piano cottura induzione ormai è una scelta obbligata. Veniamo ora alle pentole. Dovrei buttare le vecchie pentole? Ti dico per esperienza personale che quando ho iniziato ad utilizzare il piano induzione ho dovuto buttare solo una pentola molto economica, tutto il resto era già adatto, anche se all'epoca non c'era nulla costruito specificamente per il piano induzione. Comunque, chi usa un piano induzione si accerta sempre di comprare
una pentola o una padella che sia compatibile. Tra l'altro oggi i produttori sono molto attenti a realizzare prodotti che siano adatti anche alla cottura a induzione, quindi a meno di non scegliere una padella molto particolare come per esempio quella fatta totalmente in rame oppure veramente economica, facilmente sarà già compatibile con il tuo piano di induzione. Comunque basta controllare che sulla pentola o sull'imballo sia presente il simbolino con la bobina della cottura a induzione. In ogni caso le padelle in acciaio oppure in alluminio col fondo in acciaio, a prescindere che siano smaltate, antiaderenti o meno, sono tutte adatte al piano induzione. In linea di massima la regola è che se sul fondo si attacca una calamita, allora con ogni probabilità dovrebbe essere adatta alla cottura a induzione. Cosa succede quando la pentola non è adatta al piano induzione? Niente, non succede assolutamente niente. Semplicemente non si scalda il piano cottura, non riconoscendo alcuna pentola, si spegne automaticamente. Alle volte il mio gatto si siede sul pulsante di accensione del piano cottura induzione. Il piano si accende, ma non riconoscendo alcuna pentola, subito dopo si spegne. La superficie in vetro ceramica del piano cottura induzione si righerà col tempo. Considera che la vetro ceramica è un materiale molto robusto, ha una resistenza al calore, alle escursioni termiche, agli agenti chimici e agli usura molto elevata. Non si righerà come un normale vetro, però nel corso degli anni qualche piccolissimo graffiettino lo vedrà in controluce. Niente che ne comprometterà l'estetica, ma se vuoi mantenere il tuo piano cottura sempre come nuovo, evita con cura di trascinarci troppo le padelle. In commercio esistono dei tappetini fatti apposta per evitare graffi, non bruciano durante la cottura e permettono di preservare intatta la superficie del piano in vetro ceramica. Parliamo di corrente. Serve una potenza particolare per poter allacciare l'impianto elettrico al piano induzione? È bene dire che i piani induzione possono venire impostati per funzionare anche con una potenza limitata a partire da 1 kW. Questo è utile per evitare sganci di corrente dovuti a un assorbimento superiore al proprio contratto. Tuttavia, limitare l'assorbimento del piano induzione potrebbe limitarne le funzionalità. Per esempio, si potrebbe disabilitare la funzione booster che permette di scaldare le pentole molto rapidamente. Quindi, se deciderai di installare un piano induzione, prevedi una fornitura da almeno 4,5 kW e, considerato l'assorbimento dell'elettrodomestico, anche un impianto di alimentazione con cavi di sezione maggiorata che arrivino e si connettano direttamente al piano induzione uscendo dal muro senza passare dalla presa di corrente. Concludendo, a chi suggerisco il piano induzione? Usandolo ogni giorno ormai da anni, posso dire che non tornerei mai più al piano cottura a gas. Posso suggerire il piano induzione a tutte quelle famiglie che vogliono eliminare una volta per tutte il gas nell'appartamento, a tutti quelli che desiderano una sicurezza in più per i bambini e anziani, a chi ha installato i pannelli fotovoltaici e vuole poter cucinare quando c'è il sole spendendo poco oppure niente. Ti do solo 3 consigli nel caso dovessi scegliere il piano induzione per la tua cucina. Numero 1. Se hai lo spazio, preferisci un piano largo almeno 75 cm, è incredibilmente più comodo. Numero 2. Se puoi, scegli un piano induzione con zone di cottura flessibili. Le zone flessibili le riconosci perché sono delimitate da rettangoli a puntini, non hanno i classici cerchi. E numero 3, la più importante di tutte, ricorda che il piano cottura induzione è un prodotto ad alta potenza che probabilmente userai ogni singolo giorno per molti anni. Deve essere obbligatoriamente efficiente e molto 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 sicuro. Non andare mai al risparmio e fidati solo esclusivamente di marchi che conosci e che abbiano una rete di assistenza consolidata sul territorio e magari di cui ricordi il nome da quando eri bambino. Segui la lettera a questi 3 consigli e sicuramente spenderai tanto, ma otterrai un piano a induzione sicuro che ti darà per molti anni un sacco di soddisfazioni e soprattutto dal quale non vorrai mai più tornare indietro, esattamente come me. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione. Ora hai 2 opzioni. Numero 1, guardare altri consigli sui lavori di falegnameria. Numero 2, guardare i miei video sui giroletto a sponde anticaduta. Fai la tua scelta perché hai ancora molte cose da scoprire. E non dimenticare di iscriverti al canale. Savoldi, il tuo falegname di fiducia.